Sono 11 i nuovi carabinieri in servizio in provincia di Crotone, divisi tra Isola, Ciron Marina, Rocca Bernarda e Pietilia Policastro, i quali hanno iniziato il loro mandato dopo la formazione e il giuramento e mandati in servizio presso il comando provinciale di Crotone. Sono giovanissimi, provengono dalla Sicilia e dalla Puglia e sono stati presentati dal colonnello Raffaele Giovinazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Crotone. Insomma, quello dei carabinieri è una divisa che ancora affascina i giovani. Sì, molta. Devo dire che rispetto ai periodi, diciamo, anche passati, in cui penso per esempio subito dopo le fasi del terrorismo, in cui c'era uno scarso arruolamento, adesso l'aspirazione di entrare a far parte di un'organizzazione, una forza di polizia ad ordinamento militare come è l'arma dei carabinieri, è un'aspirazione molto, diciamo, seguita dai giovani, che peraltro per intraprenderla effettuano anche dei corsi di preparazione ad hoc, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della preparazione tecnico-professionale. C'è da dire anche che l'arma dei carabinieri è profondamente cambiata. Oggi abbiamo anche già da un po' di anni la presenza femminile e da noi in questa tornata sono arrivate tre giovani carabiniere che andranno appunto a rafforzare la presenza anche dell'altro sesso nella nostra compagine provinciale. È una, sicuramente la presenza di la scelta da parte del giovane di percorrere questo percorso lavorativo è una scelta che deve essere ponderata. Loro hanno avuto anche delle esperienze in passato nel campo dell'organizzazione militare, infatti provengono dai ruoli dell'esercito e quindi hanno una scelta proprio di vita che li porta poi in molti casi, come anche nel caso loro, lontani dalle loro famiglie, ad operare in territori, in vari teatri che sono, diciamo, teatri prevalentemente operativi. Questo è quello che il comandante provinciale sente di dire ai nuovi carabinieri. Dopo questa conferenza stampa faremo un incontro dove ovviamente verranno dettate delle indicazioni di carattere generale che noi denominiamo azione morale che deve avere il carabiniere, soprattutto dal punto di vista del contegno, dal punto di vista del rigore e del senso di disciplina. Il consiglio che do loro è quello di vivere questa condizione serenamente e di mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti che hanno acquisito nel corso della loro formazione, che ripeto è una formazione molto accurata, e di seguire l'esempio che troveranno presso i comandi di stazione. Queste sono le prime, diciamo, tre cose che gli vorrò dire, insomma, perché penso che sia ci siamo passati tutti, quindi non è un qualcosa di che succede oggi, non succede più, no, succederà poi fra un anno quando avremo le nuove missioni e loro si sentiranno fra un anno sicuramente più forti, più professionalmente pronti per noi è una grande ventata di novità, una grande li accogliamo con grande tenerezza, ma soprattutto con la consapevolezza di avere di poter contare su di loro, e il loro contributo sarà importante nelle battaglie che porteremo avanti negli anni a venire. No, non siamo carenti, cioè la nostra, anzi, rispetto agli anni passati abbiamo incrementato notevolmente con gli arrivi, con i trasferimenti anche da fuori regione, con gli arrivi anche di nuovi sovrintendenti, abbiamo completato il nostro quadro organico, non siamo a una condizione di parità della forza effettiva a quella organica, ma è fisiologico che ci siano delle variazioni in negativo, specialmente durante quando si arriva alla fine dell'anno. Contiamo di arrivare a pieno organico nel prossimo anno.